Da scultura praticamente la casa c'era l'idea di questo viandante che abitava in questa casa, sicché parto dall'inizio perché il 2009 è stato un anno un po' particolare per me, perché praticamente mi fermavo per 3 mesi durante l'estate dal lavoro. Il primo giorno in cui mi fermavo per dedicarmi alla scultura, la mia più grande passione, il primo giorno praticamente in cui ero fermo per lavorare quella scultura dal lavoro, è capitata praticamente una telefonata inaspettata, tragica, che annunciava la morte del papà. Sicché di conseguenza anche i lavori che ho fatto poi hanno subito c'era dentro anche questa cosa. Sicché infatti anche su questo lavoro, su questo viandante, l'idea del viandante, cioè del viandante che va, che però ho voluto creare questa specie di guscio, diciamo, che rappresenta questa persona, che è anche il percorso di vita, il passaggio di vita, cioè infatti all'interno è completamente svuotato e rimane questo guscio, questa corazza che rappresenta il viandante, diciamo. E le linee sono molto dolci, morbide, volutamente, perché appunto in quell'anno ho rappresentato degli angeli, vari angeli, cioè vedevo questo trapasso anche della sofferenza del papà che mancava, e questa idea del trapasso. Sì, che il viandante, tutti quanti siamo dei viandanti di vita, giusto? Nel senso che praticamente la vita è un passaggio, anche con l'idea di questo movimento, quest'aria che ci accarezza continuamente, no? Questa è un po' l'idea di questa scultura, ecco. È stato uno spettacolo lavorare qua, mi ricordo che ho lavorato in questa meravigliosa terrazza, invitato dall'amico Avio, che è una persona strepitosa, artista affermato ormai come scultore, si è occupato praticamente di Gestalt Art per parte diciamo questa associazione. Ecco, questa è un po' la storia di questa scultura. È un piacere avere una scultura qua a Gestalt, chiaramente, perché è uno spettacolo e vedo che sta crescendo molto bene il paese, le persone sono interessate, mi chiedono anche giù, cioè che si crea un concatenarsi di cose che poi è molto bello far dire a una scultura lì, andate a visitare il paese, anche perché è una chicca, diciamo. È stata veramente spettacolare, un'accoglienza, valori veri anche delle persone, questa in primis. E poi l'aria che si respira chiaramente nel cuore delle Dolomiti è una cosa spettacolare. Da tornarci molto più spesso di quello che posso fare per impegni, eccetera. Vado a triboiare 1 metro e 2 metri e 20 di scultura.